Radio Radicale, siamo con l'onorevole Francesco Borrelli dei Verdi per parlare di un episodio gravissimo che è avvenuto venerdì scorso, quando qualcuno ha cercato di No, mi investire, ha investito. sì, lo ha investito cercando di ucciderlo, l'onorevole Borrelli. Allora, noi sappiamo che l'onorevole Borrelli si è battuto contro la camorra e i camorristi che occupano abusivamente Case le popolari. case popolari, e su questo ha condotto una crociata, non solo su questo, ma su tante altre cose. Allora, ci spiega com'è andata e che danni ha riportato lei? Allora, venerdì sera io ho subito l'ennesima aggressione, perché per fare un esempio, hanno tentato di staccarmi la testa 2 anni e mezzo fa quando ho contribuito a far liberare un ospedale San Giovanni Bosco dal clan Contini, dei parcheggiatori abusivi e di una gestione camorristica di una parte dell'ospedale. E in quel caso io li ho identificati, li ho denunciati, c'erano anche Allora, in testimoni. quell'ospedale che faceva la camorra? La camorra gestiva un parcheggio abusivo, gestito da parcheggiatore abusivo, aveva realizzato una dépendance dove nascondeva le moto che venivano utilizzate per fare raid di camorra, coperto da delle canne di bambù. Avevano due società che, pur avendo l'interdittiva antimafia, avevano la gestione della buvette di una pizzeria. La pizzeria, unico caso al mondo, si trovava all'ingresso del pronto soccorso, cioè da una C'è parte una pizzeria all'ingresso c'era, del... l'abbiamo fatta chiudere. Ah, ecco. C'era una pizzeria, allora c'era il pronto soccorso, a destra entravi dentro la sala del pronto soccorso, a Io mi sinistra mangiavo una pizza e vedevo la gente che arrivava con l'ambulanza. vedeva la gente che entrava con l'ambulanza o che entrava in barella. All'interno di quell'ospedale avevano installato da circa 15 anni delle macchinette, quelle per l'acqua, per il caffè, in modo abusivo. Verificai questa cosa perché una volta presi anche una di queste bibite. E trovai scritto che invece del nome della società che gestiva le macchinette, trovai scritto il nome di una persona, Gennaro. Qualsiasi problema chiamate Gennaro. Io chiamai il signor Gennaro e chiesi come avesse avuto i permessi. E lui disse no, che 15 anni prima era entrato, si era attaccato alla luce, si era attaccato all'acqua, aveva installato 50 macchinette. Signor Gennaro si è fatto a spese dei contribuenti 15 anni di attività illecita, non soltanto, anche usando l'acqua e la luce dell'ospedale senza pagare nessun fitto se non le mazzette a qualcuno. Sopra al piano di sopra dell'ospedale c'era un rifacimento con le là delle guaine per proteggerlo dalla discesa dell'acqua, dove venivano mandati i drogati a drogarsi. Quindi salivano sopra al tetto dell'ospedale e quando salimmo sopra trovammo un numero impressionante di siringhe che erano state infilate nelle guaine, cioè un tappeto di siringhe infilate in questa guaina di plastica. Io ho fatto smantellare tutto e 2 anni e mezzo fa, durante un sopralluogo, oggi non ci sono più parcheggiatori abusivi, il parcheggio non è più a pagamento, è libero. Non ci sta più la buvette gestita dalla camorra, ci stanno persone che hanno regolari contratti di fitto. Tentarono di ammazzarmi e la cosa paradossale è che in quel Ecco, caso. come hanno in quella circostanza. In quella circostanza mi aggredirono assieme a dei miei collaboratori, pigliandomi a calci e a pugni e cercarono con un colpo di staccarmi la testa. Per fortuna intervennero le guardie giurate, Cioè, con un colpo come? tirandomi la testa. Uno mi teneva e Cioè, facendo lo l'altro. scrocchio, Esatto, lo scro girandola. Ok. esattamente, lo scrocchio. Ok. In quel caso, io riconobbi i miei aggressori perché erano a volto scoperto e li denunciai. In 3 ore la squadra mobile aveva i nomi e i cognomi di tutti questi delinquenti. Ancora oggi, a distanza di 2 anni e mezzo, io sto ancora aspettando che nel lungo fiume della giustizia italiana inizi un processo in cui sono le persone identificate. Identificate non solo da me, ma da tutti i testimoni e con tanto di videocamere di sorveglianza del San Giovanni Bosco dell'ospedale. Cioè, davanti a una cosa del genere è evidente una cosa, e lo dico. Io ho circa 60 processi in essere attualmente contro delinquenti, contro il clan Moccia, contro il clan Maresca e così via. Ma è evidente che se tentano di ammazzarmi e nessuno viene mai condannato, lo rifaranno Cioè, lei all'infinito. prima di essere deputato qui era consigliere Regionale della Campania. E Ok. mi Non godeva hanno. di nessuna immunità. No, nessuna immunità assolutamente. Ma adesso mi hanno colpito anche da parlamentare. Il tema è che loro ritengono di essere assolutamente impunibili. E Senta, quindi in aula nessuno ha detto, oggi nessuno ha detto niente, ha parlato con Piantedosi di quello che è successo. ad ora no, però per ora stiamo ancora facendo l'informativa. Vedremo se si valuterà di parlarne. Non ho ancora ascoltato, è pur vero, per onestà intellettuale,
che l'attuale ministro è entrato in carica da pochissimo, quindi non posso pretendere che sia subito. Ma negli anni passati non ha avuto nessun tipo di sostegno o solidarietà da parte di nessuno dei ministri che si è succeduto. Il presidente della regione De Luca? No, il presidente della regione, il sindaco di Napoli, il questore, il prefetto, il cardinale, sempre. Il tema è che io probabilmente di solidarietà se ne cade il mio telefono. Il tema mio è che io credo che queste battaglie non abbiano un vero consenso sociale. Il vero consenso sociale ce l'ha oggi sempre di più la criminalità, perché mentre a me tentano di farmi la pelle e mi becco un po' di solidarietà, ma intanto non succede niente, nello stesso giorno un boss di Camorra muore a Castellammare e il rione dove vive, senza che neanche la Camorra l'abbia chiesto, un tempo lo chiedevano, lo imponevano con la forza e così via, spontaneamente i cittadini del rione annullano il mercato settimanale, chiudono tutti i negozi e tutte le famiglie si mettono a lutto, da soli. Se moriva, ma neanche se quando è morto Maradona l'hanno fatto. Quindi significa che c'è un consenso sociale oramai strutturato nei confronti del male, che viene visto più credibile e più serio. E chi si comporta come me è considerato, nella migliore delle cose, un pazzo. Sì. Senta, venerdì la macchina come l'ha presa? La moto. La moto. Io ero fermo davanti al mio garage, poi abbiamo scoperto successivamente che è stato tagliato, non si sa se per un incidente o per una casualità, la videocamera che stava all'ingresso del garage. E praticamente L'avevano pianificato forse. Allora, però stanno facendo dei lavori all'esterno del palazzo, per cui ci stavano delle impalcature, quindi non posso escludere, certo, sono tutta una serie di casualità, certo. Arriva a Pizzo Falcone, dicono lo sgombero dei camorristi, la telecamera è rotta, l'investimento, sono tutti casi, ma insomma io arrivo lì sotto e prendo il telecomando per aprire l'apriportone. Sulla mia sinistra, in controsenso, arriva si accosta una moto e a tutta velocità mi sperona. A quel punto io cado a terra addosso ai tubolari dell'impalcatura e rimango incastrato a terra perché lo scooter. In che parte del corpo la... Io tengo un taglio qua perché mi è andato a finire il cavalletto, quello là laterale, sulla gamba. Poi ho avuto una contusione al braccio e una costola leggermente inclinata perché mi si è infilato uno dei tubolari dentro quando sono caduto. Mi sperona, io cado totalmente a terra, tra i tubolari e lo scooter. Per fortuna, voglio dirlo pubblicamente, è passato per caso un tassista. E quel tassista, pensando che fosse un incidente, perché vedeva uno a terra... Ha pensato che fosse un incidente. Forse sì, avesse pensato... Scusi se sono così pessimista. Forse avesse pensato che era un attentato, non so, cioè... Certo. Non lo so, però in quel caso comunque ha pensato che fosse un incidente, e mi ha si è affiancato per soccorrermi. Appena ha visto la scena, il motociclista ha sgommato ed è fuggito via. E a quel punto ovviamente ho chiamato le forze dell'ordine, è venuta la polizia, poi sono andato in questura, dalla questura sono andato al CTO per farmi refertare e così via. Questa è l'ultima delle avventure negative, purtroppo, che faccio per le mie battaglie. Senta, la denuncia l'ha presentata la sera stessa? Sì, la notte stessa. Visto che lei è un deputato, dal Ministero dell'Interno non si è fatto sentire nessuno? No, il questore e il prefetto. Il questore e il prefetto sicuramente. Oh. Lei ha chiesto una scorta? Mai chiesto una scorta. Perché non l'ha chiesta? Perché credo che deve essere le forze dell'ordine, il questore e il prefetto eventualmente a valutare se devo essere scortato o meno, non devo essere io. Se loro ritengono che io sono totalmente in sicurezza, mi dovrò sentire totalmente in sicurezza. Quello che hanno fatto per ora è una tutela di secondo livello, cioè hanno previsto che quando esco o torno a casa devo avvisare le forze dell'ordine e farmi scortare fino a dentro al palazzo. E perché ci sta il sospetto che ci possa essere un legame con lo sgombero dei camorristi? Perché hanno fatto la stessa cosa per mia madre, che ha quasi 80 anni e che vive nel pallonetto di Santa Lucia, il pallonetto dove ci stanno i camorristi che sto facendo sgomberare. Sua madre non ha mai subito minacce? No, come no, mia madre ha subito minacce. Tipo? Sono salite fino a sopra casa sua, hanno tentato di sfondarle il cancello di casa, l'hanno minacciata. Quanti anni ha detto che ha sua madre? Ha 79 anni, quasi 80. Oh, è autosufficiente? Sì, assolutamente. È una donna molto combattiva, anche se non c'entra niente con le mie attività politiche. È vissuta sempre lì e subisce la violenza di queste persone, pur non essendo parte attiva nelle mie battaglie. Lei non mi sembra però che abbia paura, perché insomma da come mi ha esposto le cose... Io ho paura, e come? Il problema non è di avere paura, il problema è se sto facendo la cosa giusta. Io spero che quello che sto facendo tracci una strada, anche se mi sembra in alcuni casi di svuotare l'oceano col secchiello.
Allora, io la ringrazio per averci un po' raccontato questa vicenda sconvolgente e naturalmente io la invito tutte le volte che lei vorrà, insomma, di venire a Radio Radicale per raccontarci anche le cose che fa e io mi auguro di no a quello che subisce. Grazie per il momento a Francesco Borrelli, deputato dei Verdi. Grazie a voi.